Insomma, guarda un po', Giancarlo Strazzera. Così? Oh, buonasera. Buonasera. Ma disturbo, posso accomodarmi qua? Anche se sono impegnatissimo. Anche se sono impegnatissimo, ma insomma. Per che Claudia. Fai? Allora, niente, stavo prendendo degli appunti perché a breve ci sarà questo grande evento, prima dei Maya. Proprio motivo del nostro grande gruppo, lo dico nostro, anche se io alla fine sono il primo ideatore di questo, fondatore di questo gruppo, però io non lo chiamo gruppo ma lo chiamo una grande famiglia. Cosa vuoi organizzare? Perché questa festa? Allora, intanto perché secondo me il web, il virtuale è un discorso che nasce per conoscersi anche, però alla fine il vedersi negli occhi e conoscersi personalmente è tutta un'altra cosa. Il rapporto umano secondo me non ci sarà mai un computer, mai nessuno che potrà cambiare l'abitudine dell'essere umano. Quindi il fine di questo gruppo qual è? Non ha un fine questo gruppo, il fine di questo gruppo è appunto alla base che intanto nasce in Sardegna e vive nel mondo, e questo è molto importante perché intanto lanciamo un messaggio tutti i giorni, un veicolo oltretutto pubblicitario, gratuito, finché lo sarà per la Sardegna, e questa è una critica, non una mia, una critica anche ai nostri politici che spesso si spendono soldi pubblici, naturalmente poi ci sono altri veicoli che possono evidenziare il patrimonio della Sardegna dell'interno e non solo mare, quindi una Sardegna turistica a 365 giorni all'anno e quindi occupazione anche per i nostri ragazzi. E a proposito di occupazione, abbiamo già avuto tante soddisfazioni perché alcune persone, grazie agli appelli lanciati su Ecerto, hanno trovato lavoro, hanno trovato occupazione. Quindi dico sempre, approfittiamone di qualsiasi cosa abbiate necessità o volete vendere, disfarvi di qualcosa, comunicare qualcosa, informare, perché l'informazione oggi è la base di tutto, ma un'informazione anche dico a 360 gradi, dove si può indubbiamente proporre anche un concorso, dove ecco, io magari avendo una figlia sono venuto a conoscenza grazie al gruppo e magari mia figlia da lì ha trovato la soddisfazione, poi magari ha partecipato al concorso e magari ha anche trovato poi posto di lavoro. Non è solo il gruppo senza critica per nessuno del buongiorno e del buonasera, ci sta il buongiorno, ci sta il buonasera, il nostro forse adesso io non ho dati nazionali, però essendo un gruppo non specifico, non dedicato a un qualcosa di specifico come intendevo, ma il famoso slang cagliaritano che noi utilizziamo spesso quando diciamo ecco, sei venuto al grande evento di Rio Samurta, è certo che sono andato, ecco, questo è la base del nome del gruppo che noi stiamo portando ripeto, in tutto il mondo, sia con i sardi ma anche con gli italiani, gli inglesi, i francesi, e questa è una grande, grande soddisfazione, e ripeto, è il veicolo per la Sardegna perché ogni giorno i nostri amici sardi pubblicano immagini bellissime della Sardegna e ripeto, non solo del mare, perché noi non siamo solo mare, ma siamo quel famoso paradiso che però non voglio aggiungere altro, ecco, sul paradiso dobbiamo sfruttarlo, ce l'hanno regalato, ecco, ci arriva anche, hai visto, ma grazie, in diretta, ecco, grazie, bellissimo il barman di Rio Samurta. Però aspetta, prima di sorseggiare ti voglio fare una domanda, benissimo. In un mese e mezzo poco già, meno di un mese, sì, già quasi 20.000 contatti si sono iscritti a questo gruppo. Questa è la dimostrazione che per conquistare il mondo non servono le guerre, ma bensì assolutamente, bensì... Questo,
è la nostra guerra questa, è la guerra di Eccerto, la grande famiglia. La chiami guerra? La chiamo guerra perché è una guerra pacifica, però è una guerra pacifica dove ognuno ogni giorno deve combattere, perché non deve stare dietro il computer e poi profilo, no, vedete, c'è il gruppo di Eccerto che crea interesse, quindi andate, la dà la possibilità di informazione, perché pubblichiamo non solo il link d'amore, il link in generis, ma pubblichiamo tantissima informazione a 360 gradi e, ripeto, non solo informazione ma tutto quello che può servire a noi, che da casa possiamo comunicare con il resto del mondo. E peraltro ci si confronta anche molto con le proprie idee. Io ho notato che ci sono discussioni, indubbiamente, ci si trattiene anche fino a tardi, quindi comunque sì. Vedo che è molto partecipato questo gruppo. È partecipato, è l'unica cosa in cui io ho bandito, perché insomma se ne parla tanto, non abbiamo bisogno della politica noi nel nostro gruppo. La nostra politica è la politica della grande famiglia, dove deve fare politica, ma deve fare una politica costruttiva che serva a tutti. Ripeto e ribadisco, grazie a Eccerto siamo riusciti, già a due persone sono riuscite già a trovare anche un piccolo posticino di lavoro, c'erano delle persone che servivano questo tipo di occupazione e hanno trovato il problema. Queste sono grandi soddisfazioni. Qualche anticipazione per questa serata che stai preparando? Guarda, questa festa di Eccerto, della grande famiglia, ci sarà un gran buffet, ci sarà il piscina party dalle 15 alle 19, poi alle 21 ci sarà questo gran buffet con musica, animazione, spettacolo, premi, poi quando c'è Junkie Show, tra virgolette, il caos è sicuramente assicurato, perché ci saranno tante di quelle sorprese. Peggio per chi non verrà, poi vuol dire che non è potuto venire, ma noi vi invitiamo tutti quanti, perché sarà sicuramente una gran bella festa, la grande festa della grande famiglia di Eccerto. Poi c'è musica, c'è Sara Pink Pink, e poi l'importante è, a prescindere da tutto questo, che passeremo una serata in spensieratezza, ci si conoscerà, questo è molto importante, quello a cui tengo io tantissimo. Questa è la seconda serata, perché ce n'è già stata. Sì, ne abbiamo già fatto una, diciamo, è stata una sorta di apertura iniziale, poi però questa, diciamo, che è un po' più grossa, un po' più impegnativa, ho tutto un grosso team che sta lavorando, perché da soli non è facile, anzi ringrazio anche personalmente anche Claudia, che è coinvolta in questa situazione, è salita sul nostro carro di Eccerto, anzi è una delle protagoniste di questa grande manifestazione, insieme poi a tanti altri, come sarà Valentina, c'è Beppe, c'è Paolo, c'è Davide, c'è il nostro grafico Gironi che fa dei link. Il gruppo unito, perché l'unione fa la forza, ed è questo che ci fa credere. Ci fa credere che sarà una grande serata. Certo, è una grande famiglia, certo. Ed è una grande famiglia. Adesso. Eccerto, permettimi Claudia, Eccerto è anche il cappellino che io ti omaggio, come eccolo qua, vedete, anche il simbolo della Sardegna. Questo è un lancio che io faccio ai politici, vedete, perché il cappellino di Eccerto e la maglietta di Eccerto stanno andando, adesso poi la inquadrerai. Parliamo un attimino del cappellino, lo facciamo vedere, io mi permetto a Claudia, ecco. Spero mi doni, non ho uno specchio davanti, speriamo. Insomma. E poi abbiamo anche la grande maglietta di Eccerto, oltre che la polo. Ecco. Facciamo vedere il nostro cameraman. Ecco, pensate un po' che questa magliettina è già in Germania, oltre che ha già partecipato alla maratona di Roma, e questo simbolo, signori politici, sta andando in tutto il mondo gratuitamente, anzi, così, sta andando gratuitamente, questo è l'importante, noi stiamo veicolando indirettamente la nostra grande isola, il nostro grande paradiso, la grande nostra famiglia di Eccerto. Grazie Giancarlo, io ti lascio al tuo lavoro. Sì, io bevo anche adesso. Senz'altro. Facciamo un brindisi alla chiusura. Intanto alla grande famiglia di Eccerto e alla manifestazione, al grande evento che poi riprenderemo e ce lo rivedremo, ci faremo anche sicuramente quattro risate. Vi aspettiamo, potete contattarci su Facebook, sui nostri profili personali o altrimenti su Eccerto. Eccerto. Ciao, alle prossime. Vivere, anche se...
se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.